Bentrovati, sono Fabrizio Cappa, dottorando dell'Università di Cocca di Milano. Mi sto specializzando nella gestione della fauna problematica, in particolare nella gestione del cinghiale negli agroecosistemi. In questa lezione vedremo vari aspetti legati alla gestione e alla prevenzione dei danni che gli ungulati selvatici provocano alle coltivazioni. Per prima cosa cerchiamo di capire quale sia lo stato dell'arte. Le tre specie principali e più comuni presenti in Europa sono capriolo, cinghiale e cervo. Queste specie possono condividere gli stessi habitat, ad esempio gli ambienti rurali di collina, sfruttando habitat secondari come i coltivi a scopo alimentare o di rifugio. La densità delle popolazioni di ungulati, soprattutto di capriolo e di cinghiale, possono raggiungere numeri importanti anche a scala regionale. Ne è un esempio la regione Toscana, che presenta densità di circa 15 animali per 100 ettari. Per il cinghiale, ad esempio, le densità sono molto variabili ed è possibile raggiungere densità di oltre 20 individui per chilometro quadrato. Diversi studi hanno dimostrato come nelle ultime decadi le popolazioni siano cresciute sia in termini numerici sia in senso spaziale, colonizzando diversi ambienti ed espandendo gli areali di distribuzione. Per capire i motivi di questo fenomeno è necessario comprenderne le cause e i fattori determinanti, senza dimenticare che le popolazioni selvatiche rappresentano una risorsa economica importante, che, se correttamente gestita e tutelata, può generare ricchezza. Il primo fattore di supporto alla crescita delle popolazioni è la disponibilità di habitat. Come potete vedere da questi grafici, le superfici agricole e pastorali sono diminuite molto nel tempo. È noto infatti il fenomeno dello spopolamento delle campagne. I territori montani e collinari, meno redditizi e più complessi da lavorare, sono stati progressivamente abbandonati, restituendo i campi e i pascoli alla natura. Inoltre, in questi contesti, la bassa densità di popolazione umana ha determinato un minore disturbo antropico alle popolazioni animali. Questi due aspetti, fortemente legati tra di loro, hanno fornito condizioni ottimali alla crescita degli ungulati selvatici. Gli habitat forestali derivanti dal fenomeno dell'abbandono delle campagne si sono sommati a quelli storicamente presenti, determinando non solo l'aumento di habitat, ma favorendo la dispersione degli ungulati e la colonizzazione di nuovi territori. Un altro fattore importante è rappresentato dalla lunga assenza di predatori naturali come il lupo, che da un punto di vista ecologico ha un forte impatto positivo sul controllo numerico, ma anche sullo stato di salute e sulla qualità genetica delle popolazioni. La presenza degli ungulati sul territorio presenta aspetti conflittuali, ma gli aspetti positivi sono sicuramente maggiori di quelli negativi solo se un regime di controllo e di gestione viene posto in essere in maniera oggettiva e scientifica. È prioritario pertanto che gli agricoltori, in qualità di primi gestori e utilizzatori del territorio, abbiano tutti gli strumenti di supporto necessari per capire e fronteggiare le problematiche, ma anche per poter trarre benefici dalla presenza degli ungulati. Casi virtuosi come l'Austria, dove la densità sono molto più alte, le più alte d'Europa, e i benefici economici vengono massimizzati, vanno studiati e compresi così da poter avere spunti importanti nei processi di controllo e di prelievo da applicare anche nel nostro paese. La gestione scorretta ha determinato in Italia situazioni di forte disagio, sia dal punto di vista del benessere animale, sia dal punto di vista economico. Ingenti perdite economiche di produzione si sono verificate, a cui non è corrisposto un efficace metodo di controllo e di utilizzo delle risorse. Il caso del cinghiale è sicuramente emblematico.
Questo ungulato è presente ormai in quasi ogni regione italiana e determina gravi danni al mondo agricolo. Nel tempo la sua crescita, in termini numerici, è stata maggiore rispetto a quella del capriolo e del cervo. Inoltre, la sua capacità di dispersione e di adattamento fa sì che possa proliferare in quasi tutto il territorio italiano, comprese le aree suburbane delle grandi città come Roma e Genova. La regione toscana, presentando i dati relativi ai danni, ci permette di avere una fotografia chiara di quanto possano essere ingenti le perdite economiche e di come il cinghiale sia assolutamente la prima fonte di danneggiamento, con numeri che superano di gran lunga le altre specie presenti. L'82% dei danni agricoli in regione tra il 2005 e il 2011 è direttamente correlato alla presenza degli ungulati. Un altro grande tema è quello degli incidenti stradali, che sfortunatamente presenta trend in aumento e che talvolta purtroppo ha esiti fatali. Cerchiamo ora di conoscere meglio le specie coinvolte, iniziando dal capriolo, che è distribuito principalmente in centro e nord Italia. L'habitat di elezione del capriolo è la pianura, la collina, ma anche la montagna. Utilizza e predilige boschi di latifoglie misti con ricco sottobosco intercalati da prati e campi coltivati. Il capriolo è un cervide di corporatura medio-piccola. Il maschio può pesare dai 20 ai 35 kg per un'altezza al garrese dai 70 ai 77 cm ed una lunghezza di oltre 115 cm. La femmina è di dimensioni più ridotte, il peso infatti varia dai 18 ai 28 kg, l'altezza dai 60 ai 70 cm e la lunghezza ad oltre 105 cm. Solo il maschio porta il palco costituito da due stanghe, dalle quali si diramano due o tre punti in relazione allo sviluppo e all'età dell'animale. Il capriolo assume nel corso dell'anno due mantelli che si alternano con due mute, una autunno-invernale in ottobre-novembre e una primaverile in aprile-maggio. Si nutre di getti, gemme, fogliame e piante erbacee, in inverno anche di apici legnosi, in estate e in primavera ricerca graminacee foraggere e soprattutto leguminose. Vive isolato d'estate in piccoli gruppi familiari d'inverno, composti da una femmina con i figli o figlie dell'anno precedente. I maschi possono aggregarsi a questo tipo di unità, di norma costituita da 4-10 esemplari. I maschi, durante la primavera, instaurano fra loro un rapporto gerarchico e verso maggio diventano più propriamente territoriali. Un territorio si estende su circa 5-20 ettari. Gli accoppiamenti avvengono da luglio ad agosto, la gestazione dura circa 10 mesi ed è di tipo prolungato. I piccoli, generalmente in numero di due, sono poco attivi e vanno accuratamente assistiti. Si rendono indipendenti a circa 9-12 mesi di età. La maturità fisiologica viene raggiunta dalle femmine verso i 14 mesi, la maturità sociale viene raggiunta nei maschi a 2-3 anni. In natura vive fino ad un massimo di 12-14 anni. Il cervo vive nelle foreste decidue, nei boschi di conifere, nei boschi radi, in ambienti comunque ricchi di radure e in zone aperte. In Italia è diffuso soprattutto lungo la catena alpina, anche se presenze costanti si possono riferire a molte zone degli Appennini. Di corporatura importante, il cervo maschio può pesare dai 100 ai 300 kg. Per un'altezza al garrese dai 105 ai 140 cm ed una lunghezza da 185 cm a oltre i 220 cm. La femmina ha dimensioni più ridotte, il peso infatti varia dai 70 ai 130 kg, l'altezza dai 95 ai 110 cm e la lunghezza da 150 a oltre 180 cm.
Il cervo assume nel corso dell'anno due mantelli o mute, una autunnale invernale da ottobre e una primaverile da aprile, con sostituzione del pelo invernale con mantello rosso fulvo. È caratteristico il mantello giovanile marrone scuro pomellato lungo i fianchi che si mantiene per circa 2 mesi. Solo il maschio porta il palco ed è costituito da due stanghe, dalle quali si diramano due, tre o più punte in relazione allo sviluppo e all'età dell'animale. Il trofeo ramificato cade e cresce annualmente. Più strettamente erbivoro di altri ungulati, si nutre di erbe, gemme, fogliame, apici di conifere, frutta secca, ghiande e talvolta anche di cortecce. È una specie gregaria, forma branchi anche numerosi e separati secondo il sesso per buona parte dell'anno. Femmine imparentate tra di loro, compongono gruppi matrilineari piuttosto stabili e duraturi, ai quali si uniscono giovani e cerviatti. I maschi adulti formano piccole bande abbastanza instabili. I due sessi si associano solo in autunno per il periodo degli amori, talvolta anche in inverno. Durante la stagione degli accoppiamenti, i maschi dominanti difendono il loro harem di femmine, annunciandosi con esibizioni comportamentali e vocali caratteristiche. La femmina partorisce di solito un unico piccolo in maggio-giugno, dopo 33 settimane di gestazione. Il cerviatto, pesante alla nascita 6-8 kg, è capace quasi subito di camminare. Ciononostante, nei primi 7-10 giorni resta immobile, accucciato e ben nascosto tra la vegetazione. Viene allattato per almeno 6 mesi. La maturità sessuale fisiologica è raggiunta ai 16-28, tra i 16 e i 28 mesi. La maturità sociale è raggiunta nella femmina intorno ai 3 anni, nel maschio intorno ai 5-6. La durata massima della vita è di 17-20 anni, con un declino fisico evidente a partire dai 14-16 anni. Il daino è una specie alloctona in Italia, sebbene sia un animale originario dell'area mediterranea. È stato introdotto sin dall'epoca romana in tutta Europa, dall'Africa nord-orientale e dall'Asia Minore. Il daino frequenta pianura e collina, raramente media montagna. Vive in zone boscose, ma anche in zone aperte. Preferisce boschi di caducifoglie intercalate da radure e prati. È presente anche in zone costiere sabbiose con boschi di pino. In Italia è diffuso principalmente negli Appennini centrali. Di corporatura intermedia fra il cervo e il capriolo, il daino maschio può pesare dai 50 ai 90 kg, per un'altezza garrese da 80 a 110 cm ed una lunghezza dai 135 a oltre 160 cm. La femmina è di dimensioni più ridotte, il peso infatti varia dai 30 ai 50 kg. Il daino assume nel corso dell'anno due mantelli, uno autunno-invernale e uno primaverile-estivo. Esiste anche un mantello cosiddetto varietà melanica dovuto a un fattore genetico per il quale alcuni animali alla nascita presentano un mantello molto più scuro, quasi bruno-nerastro, sempre comunque pomellato. Solo il maschio porta il palco costituito da due stanghe dalle quali si diramano due, tre o più punte che presentano la caratteristica di avere la loro parte terminale palmata. Si nutre di fogliame, apici legnosi anche con gemme, frutta selvatica, piante erbacee ed erbe prative. In estate si nutre volentieri in campi coltivati di cereali e leguminose. È un animale stazionario, utilizza un'area di 200-300 ettari. È un animale gregario, forma branchi permeabili, generalmente divisi secondo il sesso, ma anche di tipo misto, soprattutto in autunno-inverno. I maschi più vecchi sono solitari e raggiungono le femmine solo per il periodo degli amori. Durante il periodo degli accoppiamenti non si ha formazione di veri harem difesi. L'accoppiamento avviene generalmente in ottobre-novembre,
Dopo 32 settimane di gestazione, in giugno nasce generalmente un solo piccolo di 4-5 kg, capace di correre ad appena 24 ore di vita, ma di solito rimane rannicchiato ed immobile per 1-2 settimane. L'allattamento invece dura 8-9 mesi. La maturità sessuale fisiologica è raggiunta intorno ai 16 mesi. Vive fino a 16-18 anni, con declino fisico evidente a partire dai 12-13 anni. Il cinghiale è distribuito praticamente in tutta la penisola. Sebbene sia una specie tipicamente forestale, mostra un grado di adattabilità molto alto. È in grado, infatti, di colonizzare anche ambienti sfavorevoli con successo. Spesso la sua rapida colonizzazione è dovuta a rilasci in natura a scopo venatorio. È un animale dalla corporatura massiccia e compatta e presenta una discreta variabilità di dimensione e peso. In generale, il peso delle femmine adulte va da 40 a 60 kg, mentre per il maschio il peso può oscillare tra i 50 e i 90 kg. È un animale onnivoro, si nutre di ghiande, castagne, tuberi, bulbi, cereali, frutta, piccoli invertebrati, uova, nel caso di specie nidificante a terra, e raramente anche di rettili, anfibi, carogne e piccoli mammiferi. I maschi adulti vivono generalmente solitari e raggiungono le femmine unite in branchi nel periodo degli accoppiamenti. Non mostra una spiccata territorialità, l'accoppiamento ha luogo in inverno, da novembre a gennaio, il parto avviene dopo 4 mesi in un covo nascosto nel fitto della boscaglia e foderato di foglie. Il numero dei nati varia da 3, 4 a 8, 12 porchetti. Sono ricoperti da un mantello fulvo striato di bianchiccio. A 2-3 mesi sono svezzati, a 5-6 mesi si rendono completamente indipendenti. Le femmine, per partecipare alla riproduzione, devono aver raggiunto un peso soglia che può variare a seconda delle condizioni ambientali, ma anche della pressione venatoria. Diversi studi hanno dimostrato come una popolazione soggetta a un costante prelievo reagisce abbassando il peso soglia, determinando un conseguente aumento del numero di femmine riproduttive per compensare le perdite. La maturità sessuale fisiologica è raggiunta a 1 anno e mezzo. Il maschio raggiunge la maturità sociale a 4-5 anni. Vive in natura fino a 12 anni, in cattività fino a 20-25 anni. In Italia le coltivazioni generalmente colpite in grande misura sono il mais, i prati, i pascoli e i vitigni. Il mais rappresenta per gli ungulati una fonte di cibo molto energetica e facile da reperire. I danni si concentrano principalmente nel periodo della semina e nel periodo di maturazione lattea della pannocchia. I danni ai prati sono solitamente legati al calpestio e, nel caso del cinghiale, all'attività di grufolamento e alla ricerca di anelidi e larve di insetti sotto la cotica erbosa. I danni ai vitigni sono spesso provocati sia per la rimozione del frutto sia per il consumo delle gemme e dei germogli. Da un punto di vista economico, le perdite possono essere ingenti, lo abbiamo detto. Il mais, ad esempio, può essere danneggiato sia alla semina sia alla maturazione lattea. Ciò significa che le perdite economiche sono duplici. Per alcuni vitigni, specie quelli di pregio, la mancanza del raggiungimento di una determinata quota di prodotto da immettere nel mercato rappresenta non solo una perdita economica, ma anche un serio danno al marchio e alla posizione concorrenziale dell'azienda. Vediamo ora quali sono i tipi di danni più comuni. Il rooting, o grufolamento, è una delle attività alimentari peculiari del cinghiale, che con il muso scava il terreno alla ricerca di tuberi, radici o alla ricerca di pedofauna come larve di insetti, anellidi, che rappresentano per il cinghiale un'importante fonte proteica. È tipica, questa forma di danno provocata al mais durante la semina o ai prati durante i mesi invernali.
Sia il cinghiale che i cervidi possono colpire le coltivazioni già mature alimentandosi direttamente dei frutti prima della raccolta, determinando spesso la distruzione di buona parte della coltivazione, quindi la perdita della produzione. Nell'immagine vediamo un tipico danno da cinghiale al mais durante la fase di maturazione. Spesso il mais nei mesi estivi rappresenta anche una zona di rifugio dove i gruppi familiari si stabilizzano trovando riparo e cibo. Un'altra tipologia di danno è quella da calpestio. Le coltivazioni di cereali, ad esempio, offrono una discreta copertura e possono essere utilizzate per gli spostamenti diurni e notturni. Anche le coltivazioni forestali hanno spesso danni ingenti per le attività di alimentazione degli ungulati, come ad esempio il cervo, che brucano i vertici delle piante novelle o gemme e germogli, ma non solo. Anche le attività di sfregamento dei palchi possono determinare gravi danni alle coltivazioni forestali. Con la distruzione della corteccia, infatti, l'albero può essere esposto all'azione di parassiti di varia natura e risultarne indebolito. Quali sono i metodi di gestione? Beh, l'ISPRA concede l'autorizzazione all'utilizzo di metodi di controllo cruenti solo quando i metodi ecologici di prevenzione si sono dimostrati inefficaci. I metodi ecologici di prevenzione sono metodi di gestione che non prevedono l'abbattimento. Le tre opzioni principali sono il foraggiamento dissuasivo, i dissuasori acustici e olfattivi e le recinzioni elettrificate. Il foraggiamento dissuasivo si basa sull'idea di attrarre gli animali lontano dalle aree coltivate con l'utilizzo di punti di foraggiamento spesso posizionati in aree boscate. Vengono spesso utilizzati ortaggi e mais, soprattutto nei periodi di lavorazione dei campi. È uno strumento efficace se applicato per brevi periodi ed è utilizzabile per lo svolgimento di censimenti. Rappresenta però uno strumento di difficile utilizzo perché un uso scorretto può sortire un effetto contrario, andando ad aumentare la produttività della popolazione e quindi il numero di ungulati presenti nel territorio. Questo effetto è ben visibile nel cinghiale. Tra le strategie dissuasive, vengono utilizzati una serie di strumenti con l'obiettivo di educare l'animale a temere il contatto con le superfici agricole. Strumenti come i dissuasori acustici o olfattivi presentano da un lato un basso costo di impianto e di manutenzione, ma hanno dimostrato una perdita di efficacia in poco tempo per via della veloce assuefazione degli animali, che occorre mediamente tra 10 e 15 giorni. Tra i metodi ecologici più efficaci a disposizione troviamo le recinzioni elettrificate. La recinzione è costituita da un circuito elettrico alimentato da un elettrificatore che lancia sui fili del circuito, un impulso elettrico ad alto voltaggio. Quando l'animale entra a contatto con la recinzione, riceve una scossa elettrica dolorosa ma innocua. L'animale percepisce così la recinzione come una barriera psicologica e ne resterà lontano. L'animale in pratica agisce da interruttore e l'impulso elettrico attraversa il suo corpo, il terreno e ritorna all'elettrificatore mediante i picchetti di messa a terra. Per questo motivo il sistema di messa a terra è molto importante. La corrente deve ritornare all'apparecchio in modo da chiudere il circuito. Qualora la messa a terra fosse insufficiente, il circuito non funzionerà correttamente, rendendo la recinzione meno efficace. Anche l'erba o i rami che toccano la recinzione permettono alla corrente di fluire verso il sistema di messa a terra e quindi ne riducono l'efficacia.
Come avrete intuito dai video che vi ho mostrato, la corretta disposizione dei sostegni e dei fili è fondamentale e va calibrata secondo la tipologia di animale da cui ci si deve difendere. Generalmente i paletti di sostegno non andrebbero posti a una distanza maggiore di 4 metri l'uno dall'altro, al fine di mantenere tesi e all'altezza idonea i fili elettrici, ponendo particolare attenzione alle eventuali zone scoscese, dove, nel caso, tale distanza può essere ridotta in base alla necessità e al profilo del pendio. I fili elettrici, nel caso in cui la recinzione sia approntata per la difesa dalle incursioni dei cinghiali, andrebbero disposti su tre altezze: 20-25 cm, 40-45 cm, 60-65 cm. Tale disposizione andrebbe rigorosamente rispettata, perché una buona rete elettrificata deve tenere conto delle caratteristiche morfologiche ed etologiche della specie bersaglio. Nel caso del cinghiale, ad esempio, una disposizione dei fili a 30 cm-60 cm, sebbene possa essere considerata come una misura di risparmio, risulterebbe poco efficace e colpirebbe solo esemplari di grossa taglia e poco motivati. La disposizione consigliata 20-40-60 tiene conto sia dei singoli esemplari, spesso maschi solitari, sia dei gruppi familiari composti da femmine e piccoli. Per quest'ultimo caso, infatti, il filo a 30 cm non rappresenta un ostacolo. Va altresì considerato che in inverno il cinghiale ha un pelo folto e spesso, che può schermare il passaggio di corrente elettrica rendendola poco efficace. La disposizione consigliata permette con facilità di colpire le zone più sensibili dell'animale, il grugno, con il quale spesso solleva i fili, e le orecchie, dove la pelliccia è comunque meno folta. Per le altre specie di ungulati, come ad esempio i caprioli e i cervi, sarebbe opportuno prevedere l'installazione di un filo aggiuntivo ad un'altezza non inferiore ai 100-120 cm, onde evitare che gli animali possano saltare la recinzione. Sebbene molti studi dimostrino l'efficacia del metodo, va sottolineato che per essere efficienti bisogna fare in modo che i costi di installazione e di manutenzione annuali di queste recinzioni siano inferiori al valore dei rimborsi dei danni. Esistono diverse soluzioni, sia fisse che mobili, e anche la qualità dei componenti può variare molto. Pertanto, il costo dell'impianto può essere considerato, in caso di recinzioni molto grandi, uno svantaggio. Mediamente, il prezzo d'acquisto e di installazione di una recinzione è di circa 750-1000 euro per chilometro lineare. Dipende ovviamente dalla qualità dei prodotti che si decide di acquistare. Un'altra voce importante è il costo della manutenzione, che deve essere costante e accurata. Le recinzioni elettrificate da sole, però, possono servire unicamente per arginare i danni in determinati campi coltivati. Ma se insieme a queste recinzioni si analizza il territorio colpito per capire quali siano le aree più a rischio, i danni possono essere limitati con più facilità. Per rendere questo metodo ancora più efficace, si possono fare azioni di abbattimento e di cattura con gabbie, riducendo la popolazione e pertanto riducendo drasticamente i danni. Ciò non di meno, come potete vedere nella slide, si riferisce a uno studio dove è stata installata una recinzione elettrificata di buona qualità e i danni non sono stati azzerati, ma sono stati fortemente ridotti e si è riuscito finalmente, questa era una zona particolarmente flagellata dal cinghiale, si è riuscito finalmente a rendere economicamente compatibile la presenza del cinghiale e dei campi nella zona. L'utilizzo dei metodi di controllo numerico a supporto dei metodi ecologici di prevenzione del danno va considerato ed è possibile
autorizzarlo solo nel caso in cui si è dimostrata l'inefficacia dei metodi di prevenzione non cruenti. In questo caso il prelievo, per essere efficace, deve essere molto intenso e mirato a particolari classi d'età e di sesso. Queste caratteristiche lo rendono completamente diverso dalla caccia, che non rappresenta un metodo di gestione, ma piuttosto un'attività di sfruttamento delle popolazioni naturali, che seppur legittima, non deve essere confusa. Per tali motivi, se il controllo viene effettuato tramite cacciatori autorizzati, comunemente chiamati selecontrollori, questi chiaramente avranno tutto l'interesse a conservare la popolazione per mantenere la possibilità di esercitare il prelievo e quindi rendendo meno efficace l'azione di controllo numerico. Nell'ambito del progetto Attivare per la coltivazione sperimentale di mais sottofile pavese in Oltrepò, si sono resi necessari interventi di difesa dagli ungulati presenti nel territorio. Al fine di capire quale fosse lo stato attuale delle coltivazioni sperimentali in merito agli eventuali danni provocati dagli ungulati presenti nella zona, principalmente cinghiale e capriolo, sono stati contattati telefonicamente gli agricoltori e aziende agricole coinvolte nel progetto che avessero già dato luogo a una prima semina del mais sottofile pavese. Le interviste telefoniche si sono concentrate sugli eventuali danni da ungulati, considerando sia il grado di danno sia le variabili legate alle misure difensive già in atto. Delle 6 aziende coinvolte nel progetto, 4 si sono rese disponibili ad un incontro diretto. L'incontro, teso a verificare i dati rilevati grazie alle interviste telefoniche, ha permesso di apprendere lo stato delle coltivazioni, ma anche la disposizione dei campi e la presenza o assenza di tracce di passaggio di ungulati selvatici nelle zone circostanti le coltivazioni. Durante le visite, gli agricoltori sono stati informati riguardo ai rischi legati all'assenza di misure idonee alla prevenzione dall'intrusione nei campi da ungulati, con particolare attenzione al cinghiale, che ha una presenza accertata nel territorio ed è una delle specie, come abbiamo detto, più coinvolte nei conflitti tra mondo agricolo e fauna selvatica a livello italiano ed europeo. Gli agricoltori si sono dimostrati all'inizio poco interessati e poco consapevoli dei reali rischi di danno da ungulati, apparentemente troppo sottovalutati. Nonostante le esortazioni a prendere in considerazione i metodi di difesa da me proposti e studiati in relazione alla posizione e alla grandezza del campo, in generale gli agricoltori non hanno preso in considerazione l'idea di attivarsi per fronteggiare il rischio. Con il verificarsi dei primi danni, gli agricoltori hanno cominciato a prendere in considerazione l'ipotesi di predisporre misure difensive. Data la dimensione dei campi e la loro collocazione lontano dal centro abitato, la soluzione più idonea ed efficace era il posizionamento di una recinzione elettrificata l'anno successivo. La produzione del primo anno è risultata scarsa, sia per la stagione particolarmente siccitosa, sia per le perdite dovute ai danni da ungulati. Tali danni sono stati provocati principalmente dalle incursioni dei cinghiali che, come detto in precedenza, utilizzano i campi di mais anche come copertura notturna e in questo caso la presenza di acqua di irrigazione nella stagione siccitosa ha sensibilmente aumentato le probabilità di danneggiamento. Al fine di ridurre il rischio di danni alle coltivazioni sperimentali, basandosi sull'esperienza maturata nel 2017, sono state individuate 4 aziende agricole che si sono dimostrate interessate ad operare sistemi dissuasivi. Dato il budget limitato, si è optato per l'acquisto di 5 impianti completi.
Le recinzioni elettrificate sono state disegnate considerando come prioritaria la dissuasione del cinghiale, perciò si è scelta una recinzione a trafili, poste a un'altezza rispettivamente di 20, 40, 65, 70 cm dal suolo. In un solo caso è stato previsto l'utilizzo di un quarto e un quinto filo a 100 e a 120 cm di altezza per la dissuasione del capriolo. Essendo le coltivazioni situate a una certa distanza dalle case, si è ritenuto opportuno equipaggiare le recinzioni con un elettrificatore a batteria ricaricabile a pannello solare, così da garantire la maggiore autonomia per ogni impianto. Essendo la lunghezza perimetrale media dei campi delle quattro aziende minore di 500 metri lineari e non essendo i campi completamente in piano, si è preferito adottare una lunghezza standard di 500 metri per tutti i recinti, così da garantire la completa copertura perimetrale, ma concedendo una certa flessibilità di disposizione della recinzione agli agricoltori. I materiali offerti dalle due aziende che sono state contattate per i preventivi sono stati in sostanza gli stessi. L'azienda Ghislandi però si è resa disponibile a consegnare a suo carico la merce direttamente in dipartimento a Pavia, il che ha offerto anche una maggiore consulenza gratuita sul montaggio degli impianti, pertanto la loro è risultata essere la migliore offerta commerciale tra quelle a noi sottoposte. Aziende hanno preferito provvedere autonomamente al montaggio delle recinzioni, secondo le nostre indicazioni tecniche. Ritardi nella semina del mais e condizioni meteo avverse non hanno permesso il montaggio tempestivo delle recinzioni in tutte le aziende agricole. Durante la mia prima visita presso gli agricoltori, il 9 giugno, ho potuto constatare che solo due aziende avevano montato le recinzioni elettrificate. L'azienda agricola di Schiavi Stefano, destinataria di due kit, ha tempestivamente disposto in modo corretto la recinzione. La seconda azienda visitata è stata quella di Matteo Rossi, che si è detto molto soddisfatto per l'impianto fornitogli. La recinzione, sebbene sia stata montata con attenzione, presentava il primo filo troppo alto dal suolo, inficiando il potenziale dissuasivo dell'impianto. Pertanto ho suggerito un tempestivo intervento all'agricoltore che ha riposizionato nella maniera corretta il filo. È fondamentale che gli agricoltori che decidono di avvalersi delle recinzioni elettrificate come metodo di protezione delle coltivazioni rispettino le corrette tempistiche. La recinzione elettrificata dovrebbe essere disposta contestualmente alla semina del mais. Ciò significa che tutte le operazioni di preparazione della fascia perimetrale del campo siano svolte prima della semina, in modo da non causare ritardi nella posa dell'impianto. Il mais, appena seminato, è assolutamente attrattivo per il cinghiale. Anche un piccolo gruppo di animali può gravemente danneggiare la coltivazione, costringendo addirittura in alcuni casi a riseminare totalmente il campo e determinando quindi un cospicuo danno economico. Il rischio di danneggiamenti si riduce nel periodo di crescita della pianta, per poi aumentare nuovamente durante la fase lattea della pannocchia. La velocità con cui il mais compie le fasi del suo sviluppo varia molto con la costituzione genetica e con le condizioni climatiche. La maturazione latte avviene dopo circa 40 giorni dalla fecondazione e rappresenta il momento più critico. La coltivazione diventa in questo periodo molto soggetta alle incursioni del cinghiale che, attratto dall'odore della secrezione lattea delle cariossidi, si raduna anche in gruppi numerosi all'interno dei coltivi. In questo periodo dell'anno il danno economico alla coltivazione è ingente, perciò è necessario controllare con maggiore attenzione l'impianto dissuasivo. Occorre mantenere una costante pulizia della fascia perimetrale del campo, eliminando tutto il materiale vegetale che può, venendo a contatto con i fili elettrici, inficiare il corretto funzionamento della recinzione.
È bene inoltre controllare che tutti i paletti di sostegno siano integri e saldi e che i fili siano tesi e alla giusta distanza dal suolo. Il corretto mantenimento della recinzione elettrificata assicura eccellenti risultati, arrivando addirittura ad annullare i danni economici provocati dalla fauna. È perciò fondamentale che gli agricoltori vengano adeguatamente formati all'utilizzo e al mantenimento delle recinzioni elettrificate al fine di garantire un maggior successo della sperimentazione e un maggior successo in generale del sistema dissuasivo. Grazie per l'attenzione, nella prossima diapositiva troverete i miei contatti per qualsiasi informazione, non esitate. Buon proseguimento!